se riescono anche ad allenare così bene questo ragazzo lungagnone, magro magro, molto coordinato, in netta fase di ascesa, bravo anche sui 110 ostacoli, tanto da arrivare quasi quasi a fare il minimo per questa gara, quindi anche sintomo di avere una velocità di base, ma poi come detto ha fatto il decathlon nei campionati italiani juniores a Lana a fine maggio, e questo è un sintomo che ancora pur probabilmente da specializzare in futuro, ma si diverte con l'atletica in toto. E tra l'altro è quasi alto 2 metri e dicono lì dalla famiglia Ottozza, arrivano notizie che sta ancora crescendo, e interessante vedere il fatto che un ragazzo così alto è, come dicevi tu prima, coordinato, non sempre un 1,96 al momento eccolo qua, Jean-Marie Robin, 1,96, curiosità volendo, stessa statura di uno che va forte, molto forte, ma senza ostacoli però. Maxim Sinchukov. Allora chiude qui, ha chiuso con il suo primato il lombardo Federico Cesati della Pro Sesto Atletica, la società di cui abbiamo parlato, di Adolfo Rotta, che è allenato da Alberto Marabini. Bel segnale, peccato che al limite sia quello 0-1 di troppo, sarebbe piaciuto avere un 1 come seconda cifra. Intanto è in bilico il figlio d'arte Victor Nylander, non Sibilio, che non ha vinto, ha stravinto con una facilità di azione nella parte finale, lui che è molto veloce, quindi farà comodo anche la staffetta 4x400, ma intanto facciamogli fare i 400 ostacoli. Ricordo le 3 medaglie italiane, ieri gran festa, anche per la cerimonia di premiazione, poi su premiazione tenetevi lì un asterisco, che riguardo a quella del salto triplo femminile ci sarà da raccontare qualcosa, oltretutto oggi è stata rifatta. Jean-Marie Robin è dell'Atletica Sandro Calvesi, a Ustano. In quarta corsia, il più veloce fino adesso, Appio, francese, in sesta, punto di riferimento. Alexander Shaban, Bielorussia, Adam Jacobi, Israele, Maxim Sinchukov, Lettonia, Jean-Marie Robin che è in quarta corsia perché è andato bene in batteria, poi Alex Poras, Spagna, Wilfried Appio, Francia, Thomas Lehtonen, il finlandese, poi Anton Bertilsson, lo svedese. E ancora lì nel mucchio il lunghissimo valdostano, a fianco a lui viaggia decisamente veloce Sinchukov, e qui ci vorrebbe più condizione per provarci quantomeno, e invece ha sbagliato moltissimo nell'approccio alle barriere. Sinchukov va a fare 51,16, finisce a più al secondo posto, finisce sesto Jean-Marie Robin. Ne sentiremo di nuovo parlare, oggi la gara non è andata bene, ma è una di quelle parti della carriera atletica, un capitolo della carriera atletica che segna anche esperienza. Ha sbagliato molto, contrariamente a quanto gli era accaduto in batteria, ma ci ritroveremo su questo o su altri schermi. Fa 51,15, che è il primato nazionale di Lettonia del suo paese, Maxims Sinchukov, una distribuzione molto regolare, decisamente più regolare, ecco fin qui era quarto Jean-Marie Robin che trova difficoltà nell'affrontare la barriera, l'affronta con l'arto destro, in tutte e due è decisamente affaticato e non ne ha più, mentre Appio va a scavalcare lo spagnolo Porrassi, i primi tre passano il turno, poi Thomas Lehtonen e Alexander Shaban rispettivamente finlandese e bielorusso non ce la fanno, vengono ripescati quelli della prima delle due semifinali, Hrvoje Čukman, Croazia, e Victor Nylander della Svezia, tant'è che Federico Cesati finisce nono perché pur sesto della prima è il primo tempo degli eliminati. Jean-Marie Robin ha fatto molta fatica nel finale.